Ciao ragazzi, stavo sistemando la cassetta degli attrezzi e mi è venuto in mente di farci un video perché secondo me è importante anche sapere cosa portarsi dietro quando si va dalle api. E niente, questa qua è la mia cassettina, una cassettina classica degli attrezzi che io mi porto dietro quando vado in apiario. In questo periodo qua ce l'ho sempre in macchina, più un'altra cassetta di servizio, diciamo, che ci stanno dentro anche dei telaini, volendo, se devo portare a casa dei favi da scerare. Allora, cosa c'è nella cassetta degli attrezzi? Ci sono le cose che possono venire utili e anche cose soprattutto indispensabili. Allora, prima di tutto, leve. Di leve nella cassetta ne dovete avere tante, ma tante. Ecco, io qua ce n'ho 5 qua dentro e di solito ne ho molte di più, ne avrò altre 3-4 in macchina. Allo stesso modo i guanti, questo è il paio di guanti che sto usando, poi ne ho altre di riserva, io li prendo al supermercato, comunque vi ho lasciato il link in descrizione se qualcuno non sapesse che guanti prendere. Comunque sono i classici guanti da lavare i piatti, e quindi leve e guanti tantissime. Perché tante? Perché se per disgrazia apriamo una cassetta che ha una patologia, non dico la peste, però è sufficiente che abbia, che ne so, del nosema, e io i guanti li butto e vado nella cassetta, la leva la metto da una parte e prendo un'altra leva che non è stata infettata. Così posso proseguire il lavoro, altrimenti devo interrompere, perché sennò rischiamo di fare disastri. Boh, allora, poi, periodo di sciamature, seghino. Mai usato, però ce l'ho. Se magari il ramo è in posizione scomoda, non ci arrivo, ho la scala corta e così, posso anche pensare di segare il ramo. Altrimenti la forbice da giardinaggio, questa qua già taglia dei bei rametti consistenti. Poi vabbè, un'iposca per marcare le regine, questo è vecchio, adesso c'ho il bianco e ce l'ho sempre nel taschino della tuta. L'uniposca, adesso pensavo addirittura di non utilizzarlo più l'uniposca perché il colore spesso va via. Poi c'ho qualche gabbietta sempre per gabbiare le regine nel caso dovessi tenere delle regine per qualcuno. Ho sempre una siringona nel caso dovessi fare qualche sgocciolata di emergenza, un martello per fare le riparazioni in loco, tipo inchiodare telaini brutti rovinati. E poi ho delle altre cose che mi sono, tra virgolette, inventato io, tipo questo qua con la calza, così, è un fermaregina, non è altro che una rondella di una scatola da elettricista, a cui io ho appiccicato sopra una calza a rete, quindi io appoggio la regina dentro e poi la vado a marcare. Adesso non faccio più così, a volte la marco al volo o a volte la prendo in mano. E altre cose interessanti, tipo questi qua sono dei pezzi di tubo che io li uso al posto dei classici bigodini, che io non li compro, uso questi qua, ci metto dentro la cella reale, poi con un goccino di cera faccio una saldatura tipo così, immaginiamo così la cella reale, poi una volta che è saldato, se vi faccio vedere bene, una volta che è saldata così la cella dentro è protetta, la vado a infilare dentro al favo e faccio l'innesto. Questo è molto comodo, funziona e lo utilizzo parecchio. Qua ce n'ho diversi. Poi ho una spatola, il mio fumigatore ormai che è arrivato al pensionamento, penso, quello fumigatore lì, e accendini vari. Adesso al posto dell'accendino io uso la bombola, che uso questa, che vento, non vento, e non sbaglia un colpo. E poi adesso vi farò un video riguardo alle leve, perché io non so cosa la pagate voi, ma io vedo negozio fisico o negozio online, le leve sotto gli 8 euro non ci sono, anche in fiera lo trovate a 9 euro, e secondo me è un furto. Comunque vi faccio un video bonus su come ricavare delle leve spendendo una fesseria e vi garantisco che le ricavate uguali, identiche a questa, in acciaio, anzi forse anche meglio di questa. E rimanete collegati, iscrivetevi che a breve uscirà il video a proposito di questo. Non può mancare poi
Nabiro. Qua c'è un po' di cera sbriciolata, si vede che la tarma ha fatto il suo. E il taglierino è importante, cioè le lame del cutter, e il cutter deve essere da qualche parte. Niente, è importante anche il taglierino, perché quando devo andare a togliere le celle dal favo non vado a strapparla con le mani, ma la vado a ritagliare con precisione, con più precisione possibile. C'ho anche il coltello da cucina, volendo, anche questo va bene, però se si usa il taglierino è sicuramente meglio. E altre cose qua che ho qua, tipo io mi tengo sempre dietro un nutritore, magari qualche favo, qualche foglio cerio, che se devo allargare o stringere i nidi o semplicemente cambiare della cera. C'ho degli imbuti che adesso non uso, c'ho questo che lo uso per pulire i cassettini quando faccio i trattamenti. Io lavoro sempre senza cassettino. Il nastro, anche questo è importante, perché quando usiamo la piscampo è fondamentale tappare ogni singolo buchetto del coperchio, del coprifavo e del melario, che non sarà più presidiato dalle api, altrimenti ci si catena il putiferio dei saccheggi. Niente ragazzi, spero che il video vi sia di aiuto. Se voi avete qualcosa che io non ho nella cassetta, me lo scrivete nei commenti, perché anche io qua sono qui per imparare da voi. Io non è che non sono mica il professore, anzi spero di imparare molto anche da voi e di crescere tutti insieme, perché nessuno sa tutto di tutto. Quindi se voi avete qualcosa nella cassetta che io non ho, me lo scrivete nei commenti, magari lo aggiungerò anch'io. E vi saluto, pollice in su, iscrivetevi. Ciao ragazzi.